Sì, diciamo completamente cambiata e stravolta soprattutto. Noi 10 giorni fa stavamo ancora proiettati che dovevamo fare il campionato di C Silver o al massimo di C Gold, di un eventuale ripescaggio, comunque la domanda l'avevamo fatta. L'improvviso è arrivata questa opportunità e l'abbiamo presa al volo, però ecco, una settimana di... che ancora non ci rendiamo conto, perché in una settimana abbiamo dovuto produrre parecchie pratiche, parecchia burocrazia e adesso diciamo ci siamo. C'è stata subito intesa con il presidente Ruscitti e la Teramo Basket? Sì, assolutamente sì, senza problemi. Sono amici che in questi anni comunque conoscevamo perché per rapporti comunque tra le società, quindi senza problemi. Loro avevano intenzione di cedere il titolo, noi a quel punto ci siamo resi conto che questo titolo sarebbe andato fuori città e siamo sentiti un po' carichi di responsabilità, abbiamo detto va bene, è il momento. C'è ancora uno staff tecnico da definire, però si parte con l'obiettivo di default, ecco, come si è detto in conferenza stampa, di mantenere ovviamente la categoria. Sicuramente noi arriviamo per la prima volta in questo campionato, non conoscendolo non posso pensare di avere obiettivi diversi da quello di non mantenere la categoria. Questa categoria che adesso è stata diciamo acquisita e così, e dobbiamo per forza di cose mantenerla. Lo staff è ancora presto, adesso fino ad oggi mi premeva che tutta la documentazione arrivasse in federazione senza problemi e adesso già da domani si inizia a pensare allo staff, tutte le figure, i giocatori e tutto quello che c'è da fare. E si giocherà qui al Palabinchi, al Palacquaviva, per insomma con dei lavori che aumenteranno la capienza come nelle vostre intenzioni, ma c'è anche il Palasca. Certo, assolutamente, il Palasca innanzitutto per me è fonte di ricordi e di orgoglio, perché avendo vissuto tutta la trafila delle giovanili e poi come tifoso della loro basket di Serie A, quindi per me poter giocare con una mia società anche un titolo di Serie B al Palasca è bellissimo, proprio è un onore. È logico che avendo noi la palestra qui dell'Acquaviva in gestione non dispiacerebbe disputare le partite qui, anche perché ritengo che magari è meglio avere una palestra più piccola ma sempre piena e magari avere le stesse persone in un impianto molto grande dove magari non fa la differenza il pubblico. Io essendo cresciuto anche come tifoso vorrei una palestra calda, un impianto caldo, diciamo.